Ciao ragazzi! Ultimamente mi sono fatto un po' attendere, avete ragione. E visto che voi apprezzate sempre di più i miei video di Clash of Clans, per farmi perdonare oggi ho deciso di portarvi un nuovo episodio. Rimango in tema con l'ultimo perché non ho grosse novità da farvi vedere. Quindi eccomi qua col TH11 e a portarvi qualche attacco live per farm. Vediamo se riesco a farne 3 o 4 magari. L'esercito che ho preparato è sempre lo stesso. Ultimamente lo utilizzo spesso anche in guerra. Purtroppo non riesco più a trissare come una volta, anche perché ormai tutti si stanno un po' adattando alle nuove dinamiche di difesa e di attacco, stanno facendo dei villi un po' più complicati. Vedremo se inventerò qualcosa di nuovo, riuscirò a trissare di nuovo qualche TH11 e a portare qualche attacco un po' differente. Comunque, per il momento questo è quello che faccio di solito anche in farm. Quindi, niente, ci lanciamo in attacco. Appena trovo una partita decente, ci ritroviamo qua. Allora, questo direi che è il villaggio prescelto. Risorse ci sono. Allora io procedo con la terremoto qua, con la sua inferno direi. Sembra la posizione migliore per farla. Va bene, facciamola qua. Poi, solito gruppettino di bocciatori qua, nell'angolino e nell'altro angolo. Dopodiché buttiamo i nostri giganti con i due curatori. E non siamo riusciti ad entrare. Peccato. Vecchie sfondate. Ecco. Già un mezzo fail che abbiamo fatto andare il re. Senza riuscire ad utilizzarlo, e non mi avevo visto che era andato sotto effetto dell'inferno. Va bene. Speriamo che gli altri facciano almeno un po' del loro lavoro. Entrare in mezzo, sono riuscito a entrare abbastanza in mezzo. Risorse ce n'è, per cui non è così importante riuscire a fare le 3 stelle. Era più soddisfacente per voi, magari, e anche per me. Tra l'altro non è andata così, non ci posso fare diversamente. Cerchiamo di non fare morire anche la regina inutilmente. Ho ancora un buon gruppo di bocciatori, ma non credo di riuscire a fare il 100%. Sarebbe stato utile averci ancora il re, ma tant'è che dovremmo fare a meno. Non sono rimaste tante difese, più che altro non ho più anche per coprirmi i bocciatori, i curatori sono un po' stupidi, non si sa bene cosa vogliono curare. Potrei anche riuscirci, però c'è un po' poco tempo. Secondi, forse ce la facciamo, forse. Le difese non ce ne sono più. 16 secondi per sbarazzarci di due capanne, una casetta. Dai, ce l'abbiamo fatta. Nonostante il fail iniziale, si è riusciti a fare il 100%. Andata bene. Niente, recuperiamo reali, eccetera, e ci rivediamo col prossimo attacco. Intanto li potenzio perché sennò ci mettiamo le ore, non è il caso. Fail o non fail, questo lo devo attaccare. Ha un
con talmente tante risorse che devo riuscire a portarne via almeno un po'. Dunque, io direi terremoto qua sull'arco X. Pettino di bocciatori, uso bravo curatore, ok, regina e sorvegliante, 4 bombaroni. Bella furia, di nuovo con la cura nel mezzo, siamo riusciti a entrare per bene. E adesso vediamo cosa riescono a combinare le altre truppe qua. Andiamo avanti. Sa che per le risorse ci fermiamo qua, purtroppo. Perché nel mezzo non ha granché di risorse, c'è solo il motivo delle difese. Vabbè, io ti metto anche una bella veleno sul municipio, tanto per. Come è andata a finire? Beh, diciamo che l'oro e l'elisir l'abbiamo preso un po', il nero un po' di meno, ma vabbè, non ci interessa perché tanto noi ormai abbiamo maxato tutto qua. Bene, niente, recuperiamo quelle truppe e ci vediamo tra poco. Per voi passerà pochissimo, per me un po' di più, ma fa niente. Direi che abbiamo trovato anche il terzo attacco. La terremoto la facciamo... Facciamo qua in mezzo. Io la farei qua. Un pettino di bocciatori. L'altro pettino. E poi le nostre brave truppe centrali. Andate a fare il giro, ecco, bravi, di lì. Siamo riusciti a entrare centralmente, ho avuto paura che andassero a fare il giro, ma per fortuna non è accaduto. Adesso attiviamo l'abilità del re ad un certo punto. Direi che potrebbe essere questo il momento. Sa che riusciamo anche a trissarlo forse. Non era una disposizione troppo complicata. Una volta aperto il mezzo era tutto facilmente girabile. Abilità della regina, non ho fatto neanche in tempo da attivarlo, ma va bene, qua il 100% ce lo siamo assicurati. Boom. Direi che vi ho portato 3 buoni attacchini e qua ormai il mio scudo sta finendo, dovrei aspettare le nuove truppe, ma non ho più tempo a sufficienza. Il nuovo video ve l'ho portato. Voi volete sempre nuovi video di Clash of Clans, ma non è che mi premiate più di tanto.
quindi fate anche voi la vostra parte. Guardate un po' di più, condividete un po' di più. Ok, dai. Alla prossima. Ci vediamo con un nuovo video, ok? Bye bye.